Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Lady Ri e oggi vi parlerò di Katia Brivio. E che sarà successo? E che è successo? Ragazzi, è successo che praticamente Katie ha aperto un canale su Twitch. Fa un video su YouTube dove fa vedere tutte le clip divertenti che fa su Twitch. Li pubblica su YouTube e a me arrivano tantissimi commenti come: Lady Ri, sai, ho saputo che Katie parla male di Luca su Twitch. Lady, lo sai che Katie parla male su Twitch? Lady Ri, ma tu hai Twitch? No, sai perché? Perché ho saputo che c'è Katie che parla male di Luca. Io, scioccata. Intanto ragazzi, vi dico subito una cosa, che adesso vi farò vedere tutto quello che fa Katie su Twitch, che non c'entra niente, perché vi posso assicurare ragazzi che Katie non parla male di Luca su Twitch. Katie non ha mai parlato male di Luca, a meno che qualche follower gli fa qualche domanda e lei risponde. Per esempio, c'è stata una follower che gli ha scritto: Katie, sai, Luca va dicendo che tu lo hai buttato fuori casa. E Katie ha risposto: sinceramente io, ragazzi, non ho buttato nessuno fuori casa, ma vivevamo a casa di mio padre, quindi dato che ci siamo lasciati, doveva essere lui a lasciare la casa. Ragazzi, se questo è parlare male di Luca, io non lo so. E poi sempre Katie ha detto, per esempio ragazzi, dopo tanti anni che Luca ha abitato qui a casa mia, ha saputo che mio papà si è sentito male e non mi ha fatto neanche una telefonata. Sinceramente da lui non me l'aspettavo. Ragazzi, se questo vuol dire parlare male di Luca, vi dico no. Katie non ha parlato male di Luca, ha semplicemente risposto a delle domande dei follower e ve lo posso assicurare, perché se io non sono su Twitch a vedere la live che fa Katie, che per ora sta facendo, io sto registrando la live, ok? Per poi risentirmela. Quindi ragazzi, vi posso assicurare che Katie non ha mai parlato male di Luca su Twitch. Mi avete tartassato con questa domanda e io vi ho dato la risposta. Katie non parla male di Luca su Twitch, ok? Che sia chiaro. Allora ragazzi, cos'è la cosa brutta che ho scoperto? Adesso ve lo dico. Ho scoperto che Luca ha dato l'indirizzo di casa di Katie ad alcuni follower. E questa ragazzi è una cosa non grave, di più è gravissimo, perché tu non puoi dare l'indirizzo di casa della tua ex a dei ragazzi, perché voi immaginate Katie che è a casa, si sente suonare il campanello e vede dietro il cancello degli estranei. Sì ragazzi, perché voi siete degli estranei, perché siete voi che seguite Katie, conoscete Katie, che fa i video su YouTube e la conoscete. Lei con tutti i follower che ha, mica vi conosce tutti, e dato che voi non fate dei video, non vi segue, quindi per voi, cioè per lei, voi siete degli estranei. Sta ragazza che può pensare, questi si vogliono fare le fotografie con me, magari prendono la scusa di farsi la foto e mi vogliono fare del male, o sono dei veri follower? Ma poi ragazzi, non si fanno queste cose. Ma anche voi che avete l'indirizzo di Katie, non datelo in giro per farvi belli o perché Luca vi ha dato l'indirizzo di Katie. Oppure io ho l'indirizzo di Katie perché me l'ha data Luca e abita in via bip bip bip. Ragazzi, non vi fate belli con queste cose, perché possono partire delle denunce. Io vi avviso, Infatti Katie si è arrabbiata e ha fatto una live su Twitch. Amori, pochi minuti e sarò in live su Twitch. Come primo argomento vorrei trattare il mio passato, la mia relazione passata, perché stanno girando voci non troppo vere sulla situazione e mi stanno un po' girando i coglioni. Capisco che il web sia un po' bastardo su queste situazioni, e non lo metto in dubbio, non vi piasimo, però vorrei dire la mia riguardo e poi vorrei chiudere il discorso per sempre, quindi vi aspetto su Twitch. Adesso vi faccio vedere quello che fa Katie su Twitch. Andiamo fuori a mangiare, perché mangiare è sempre un
fatto, era importante per me. Ciao Lady. Grazie. Grazie, buon pomeriggio anche a te. Tutto bene, tu? Sono una persona molto sensibile, molto testarda. Io dico sempre, meglio essere se stessi, non pensare voglio diventare come lei. Cioè, io non ho mai pensato voglio diventare come lei. DJ, so che è un argomento che non ti piace parlare, ma mi si è spezzato il cuore sapendo che tu e vi siete lasciati. No, lui non mi nomina, per quello non nomino anche lui. Eravate una coppia straordinaria. Vi vedevo sempre su YouTube e mi facevate morire dalle risate. Capita dopo tanti anni non si ha più lo stesso rapporto di prima, oppure ognuno vuole cambiare modo di vivere. Sappi che non dimenticherò mai quei momenti bellissimi che avete passato. Ti chiedo scusa se ti ho ricordato e dato fastidio, ma non era mia intenzione, volevo solo dirti che non ti preoccupare, va benissimo, non ti preoccupare. Sì, purtroppo se si hanno obiettivi diversi è così. Il babà più grosso della mia vita e i cipollati, raga, quanto cazzo sono buoni. Ok, te mi sei troppo simpatica, ma con Luca ho chiuso per sempre. Direi sì, Amren, direi proprio di sì. Vai, 100 strati di lac sui capelli con Vlad. Vlad non vuole fare video, raga. E io ti seguo da 6 anni, il primo video in assoluto è quello della pizza morsicata che ho visto, ma va, che ridere. E ti scusa la domanda, ma hai contatti con Vale? Se no, perché se ti va di dirlo ti amo. No Lucia, non ho più contatti. Io amo Arezzo, troppo bella. Ho fatto un sacco di shopping ad Arezzo. Che ti devo andare a tagliare i capelli. Ora mi raccomando, dei discorsi del passato appena ne parli. Ovviamente non ti preoccupare. Ma è solo una piccola parentesi che vorrei trattare, perché a me non ce ne frega più niente della mia situazione di 3 anni fa nella mia ex relazione. Quindi è proprio una parentesi molto piccola che vorrei dire di vorrei smentire alcune cose che stanno dicendo in giro sul web. Tranquillo Giuse, va bene. Allora, ecco, facciamo così, parliamone subito, ci leviamo dalle palle questo discorso. E, no, niente, semplicemente hanno detto al mio ex che io sto parlando male di lui su Twitch. Sinceramente è una cazzata grande come una casa, perché ho semplicemente risposto ad alcune vostre domande e ho detto finora sempre e solo la verità, anche perché io in primis non sono stata io all'inizio di questa situazione, appena ci siamo mollati, a fare dei video dove parlo male di me, dove parla male di me, dove parla male della nostra relazione, che neanche mi nomina. E questo vi fa capire perché ha paura di andare incontro a delle rivendicazioni a livello legale, perché lui sa di essere in torto e quindi non ha paura di nominare, di dire il mio nome. E detto questo è già una prova che vi fa capire che io, cioè, non ho fatto niente di male. Se lui non avesse tirato fuori dei discorsi sul web, non ne avesse parlato mettendoli in piazza davanti a tutti, io non avrei mai parlato della nostra relazione passata, non avrei mai detto determinate cose che comunque sono sempre la verità, perché se lui va a dire in giro, va a dare il mio indirizzo di casa, primo. E nei video, nostri video vecchi con la mia immagine, e continua a lucrarci sopra, a guadagnarci, dopo che mi aveva promesso di togliere le pubblicità. Purtroppo non ha mantenuto la sua parola data e questo potrebbe essere un grandissimo casino per lui. Perché io sono buona e cara, ma non mi faccio prendere per il culo, scusatemi. E questa è già una prova, anche perché io, ragazzi, che cosa ci ho guadagnato nel lasciarlo? Ditemi. Cioè, cos'è stato il mio guadagno? Ho perso tutto? Qual è stato? Quindi scusatemi, ma io non mi permetterei mai di mentire sulla nostra relazione o di calunniarlo, anche perché io gli ho voluto bene, l'ho amato. Ciao Luca! L'ho amato, l'ho sempre rispettato, ma se io non vengo rispettata dall'altra parte, scusatemi, mi girano i coglioni, ok? Quindi, cioè, hanno detto tutta una marea di cazzate, no? E poi mi sento dire che sono io che dico cazzate in giro sul web su di lui. Ma stiamo scherzando? Siamo fuori di testa, raga? Beh, io ho sempre detto la verità, anche perché, ripeto, che cosa ci ho guadagnato? Cosa ci guadagno a dire bugie, scusatemi?
Niente, assolutamente niente. Cioè, quello che se si è pigliato tutto è lui, sono loro che si sono pigliato tutto, tutta la mia vita, cazzo. E quindi, cioè, scusatemi, volevo fare una piccola parentesi su questa situazione. Cioè, qui c'è gente che evidentemente mi guarda per riferire a lui le cose. Ma riferitegli cosa? La verità gli riferite? Poi voi siete liberi, liberissimi di credere a lui o a Babbo Natale. A me non me ne fotte un gas, ok? Non me ne frega niente. Credete a chi volete. Ken Kiskus 21, ciao! Credete veramente a chi volete. Però, veramente, ragazzi. Basta, basta farmi domande sul mio passato. Ripeto, io gli ho voluto bene, l'ho preso nel culo perché purtroppo, ragazzi, quando si è troppo generosi con delle persone che non lo meritano, lo si prende in quel posto. Quindi io semplicemente ho risposto delle vostre domande, non ho parlato male di nessuno, non ho dato il suo indirizzo di casa in giro, non mi permetterei mai di guadagnare con i suoi video sul mio canale dopo che ci siamo mollati, invece lui lo sta facendo. Detto questo, ragazzi, credete a chi cazzo volete. Il canale parla da solo, cioè le vedete le pubblicità? Cioè, le cose che lui va a dire in giro, le vedete? Non sono io che sto calunniando lui, è il contrario, ragazzi. Cioè, veramente, basta dire cazzate, perché io sono dalla parte della ragione e lui lo sa benissimo. E sa benissimo anche che se mi girano i coglioni e metto in piazza veramente tutto quello che c'è da sapere e da dire, lui è finito, è una persona finita, ragazzi. E veramente potrei metterlo in guai molto, molto seri con tutti i messaggi che ho salvati. Potrei veramente metterlo in merda. Quindi gli conviene. Te lo sto dicendo proprio direttamente a te. E adesso ragazzi vi faccio vedere un messaggio diretto a Luca dalla parte di Katie. Guardate Katie cosa dice a Luca. Lo sto dicendo proprio direttamente a te, di non farmi incazzare, perché già ho una situazione di merda con mio padre. Se tu ti permetti di farmi girare i coglioni e di dire puttanate in giro, andiamo per via legali e poi vediamo chi guadagna cosa e chi perde cosa. Voglio proprio vedere. Sappi che vai veramente in merda e io non vorrei mai farti una cosa del genere perché ti ho amato e ti ho voluto bene, ma se mi fai girare i coglioni, seriamente, io lo sai come sono. Sono molto buona, ma alla fine se mi girano il cazzo, divento veramente una grandissima stronza. Voi ragazzi mi avete sempre detto: Lady Ri, ma tu da che parte stai? Dalla parte di Luca o dalla parte di Katie? Lady Ri, secondo te chi ha ragione? Io sono sempre stata vaga e non sono mai stata nella parte di nessuno. Ma dopo questa live che Katie ha fatto su Twitch, ha ragione, ragazzi. Allora, avete visto quello che fa Katie su Twitch? Praticamente disegna. E mangia, che è una cosa che le piace fare, e tutti sappiamo, e anche a me, chissà perché. Comunque, Katie, se vengo a Milano, dobbiamo fare dei video mentre ci strafoghiamo. A parte che mi devi fare un tatuaggio, perché voglio un tuo tatuaggio proprio fatto da te. Quindi poi, vabbè, ci metteremo d'accordo. E come ha detto Katie, ragazzi, non gli fate più domande su Luca, nella sua vita passata. Basta, sono passati 3 anni. Basta, basta e basta. Adesso discorso chiuso, facciamo i saluti. Il quadernino, eccolo qui. E allora facciamo i saluti. Mi avvicino ancora un po' a voi, eccomi. Mamma mia, che faccia che ho, non ci fate caso, eh? Allora, i saluti. Iniziamo a salutare a Matteo. Poi saluto a Miki, Valeria, Chiara, Antonino, un bacio, Sara, Angela Motta, un bacino, Roberto Costanza 07, un bacio, poi Alessio, un bacio, Gloria e Chloe, un bacio. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, sapete cosa fare: dovete lasciare un like, vi dovete iscrivere se ancora non siete iscritti. Mi devo andare a fare lo shampoo perché ho questi capelli molto ribelli oggi. Sono sporchi, però ho voluto fare questo video, ragazzi, perché vi dovevo dire queste cose.
Ragazzi, ci vediamo quando ci vediamo in un nuovo video del Giappone. Mi raccomando ragazzi, guardateli perché sono gli ultimi video del Giappone, stanno per finire, quindi ritornerò con i nuovi video che sono già in programma, quindi un bacione dalla vostra Lady Ri e ci vediamo presto. Ciao!